Bene, buongiorno. Si è concluso il Consiglio dei Ministri. Col Ministro Boschi illustriamo i due principali provvedimenti. Il primo provvedimento, che riguarda appunto il Ministero mio e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è quello relativo alla definizione dei criteri di privatizzazione delle Ferrovie dello Stato. Viene avviata la procedura che tiene presente la complessità della gestione delle Ferrovie dello Stato e la necessità di aumentare i servizi e gli obblighi di servizio pubblico. Abbiamo ancora un Paese con troppe distanze tra i servizi di alta velocità e i servizi dei passeggeri pendolari, i servizi regionali, quindi la nostra azienda di Stato deve essere impegnata nella promozione soprattutto dei servizi pubblici. La privatizzazione rappresenta, questo avvio di privatizzazione rappresenta un avvio di percorso che terrà presente alcune questioni. La prima è che, come sapete, l'infrastruttura ferroviaria, come è stato già discusso precedentemente, dovrà rimanere pubblica, la proprietà dell'infrastruttura ferroviaria, dovrà essere garantito l'accesso a tutti gli operatori in maniera eguale, come stabilito dall'autorità di gestione. Si valuterà la indipendenza completa del gestore della rete ferroviaria all'interno di questo percorso e si manterrà un'attenzione particolare parziale privatizzazione, si manterrà un'attenzione particolare all'azionariato diffuso e alla la partecipazione dei dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato, un gruppo che, come sapete, ha prodotto anche quest'anno ottimi risultati, produrrà anche quest'anno ottimi risultati tra ricavi e utili e servizi. Quindi è un avvio di percorso di cui siamo soddisfatti, che comunque non potrà andare oltre all'alienazione del 40% del gruppo Ferrovie dello Stato. Questo è quanto abbiamo deliberato oggi in Consiglio dei Ministri relativamente allo schema di DPCM per l'avvio della privatizzazione di Ferrovie dello Stato. Prego, Ministro Boschi. Grazie, buongiorno. Sempre oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo anche approvato il decreto legislativo che dà attuazione all'articolo 21 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, in cui sostanzialmente si individuano, da un lato, alcuni decreti attuativi che i vari ministeri hanno ritenuto di non dover più attuare perché superati da interventi successivi, e dall'altro alcune modifiche a norme e disposizioni di legge, da cui poi derivano ovviamente decreti attuativi che saranno adottati, ma con alcune modifiche che consentiranno concretamente di poter dar seguito alla norma. Come sapete, questo governo è fortemente impegnato nella riduzione del numero di decreti attuativi, quindi di normativa secondaria che rientra nella responsabilità del governo, e dal primo giorno ad oggi sono stati fatti molti passi in avanti proprio per ridurre anche lo stock pregresso di decreti attuativi dei governi Monti e Letta. Al febbraio del 2014, quindi quando si è insediato questo governo, erano 889 i decreti attuativi che abbiamo ereditato, oggi sono 236 quei decreti ancora da adottare, quindi in 20 mesi l'impegno è stato molto molto forte. Ovviamente lo stesso impegno viene messo da tutto il governo anche nell'attuazione delle norme che riguardano ovviamente leggi adottate in questi 20 mesi, approvate in questi 20 mesi dal Parlamento. Per dare un dato che in qualche modo sia anche indicativo del lavoro fatto dalla Presidenza del Consiglio e dai vari ministeri, il tasso di attuazione al 22 febbraio del 2014 era intorno al 22%, oggi abbiamo superato il 70% di tasso di attuazione, quindi sicuramente un impegno molto, molto forte e costante. Ovviamente il decreto legislativo che abbiamo approvato oggi sarà poi sottoposto all'esame delle commissioni in Parlamento, quindi dovremo poi avere una versione definitiva dopo i pareri parlamentari, così come successivamente il governo potrà anche apportare, come previsto dalla delega, anche dei correttivi o eventualmente anche ampliare il numero dei decreti che si intendono abrogare. Con questo provvedimento arriveremo ad abrogare circa 45 decreti e
una decina tra i 12 e i 15 sono invece le modifiche che andremo ad apportare. Ovviamente poi vedremo nell'iter parlamentare. Credo però che questo sia un segnale molto importante anche rispetto all'attenzione che prestiamo non soltanto ovviamente al lavoro parlamentare, ma anche a tutto quello che inizia dopo che il Parlamento ha terminato il proprio lavoro. E il livello di attuazione e di implementazione delle riforme è fondamentale perché possano funzionare davvero e non a caso è anche uno degli elementi che maggiormente viene valorizzato e valutato positivamente dell'attività del nostro governo anche in sede europea, sia da parte della Commissione che anche da parte dell'OCSE, come ha avuto modo anche recentemente di confermare. Quindi tutto il nostro impegno ovviamente è ad andare ancora più veloci nell'attuazione e completare il prima possibile anche la riforma della pubblica amministrazione che è già nella fase attuativa, così come in un anno siamo riusciti a dare piena attuazione alla riforma del mercato del lavoro. Quindi manteniamo l'impegno sostenuto grazie al lavoro di tutti i ministeri. Bene, ci sono domande? Prego. Grazie Ministro. Giuseppe Reuters, non mi è molto chiaro cos'è che si privatizza, il gruppo FS, Trenitalia, perché lei ha detto che l'infrastruttura di rete resta in mano pubblica, ma questo che significa? Che si privatizza una quota del gruppo, ma il decreto prevede dei presidi per garantire appunto la presa del governo sulla rete? È così? Per adesso il decreto prevede semplicemente l'avvio del percorso di privatizzazione con alcuni paletti. Il paletto sono che appunto la proprietà della rete rimarrà pubblica, che va garantita l'indipendenza del gestore, anche un'indipendenza societaria rafforzata, che va garantito gli obblighi, che vanno garantiti gli obblighi di servizio pubblico e quindi che vanno garantiti tutti i servizi di pubblica utilità e la piena maggioranza da parte dell'azionariato dello Stato, quindi e che il 40% potenzialmente alienabile andrà in mano a azionariato diffuso e a investitori istituzionali. È un avvio di percorso, le modalità, se si quoterà solo Trenitalia o Trenitalia più una quota di RFI scorporata. Comunque, in ogni caso, tutto questo lavoro è un lavoro che verrà fatto nelle prossime settimane. Questo è comunque l'avvio di una direzione che tende a garantire maggiore efficienza, in particolar modo, ovviamente, visto che la rete rimarrà pubblica e sul gestore c'è aperta una discussione per rafforzarne l'indipendenza, un avvio di percorso che riguarda essenzialmente comunque i servizi a mercato, se dovessimo riassumere con uno slogan. Diana Gagliari di Sky TG24, avete avuto occasione di parlare di sicurezza o rimandate comunque a oggi pomeriggio al PD? Oggi non abbiamo parlato di sicurezza. Bene, grazie molte, buongiorno a tutti.